Tenetevi pronti, lo dico a voi che state guardando questo video prima dello shop giornaliero. A fine season farò un annuncio importante per la nuova stagione, quindi per il nuovo capitolo che arriverà su Fortnite. Ma che cavolini succede? Bello arrampicarsi su pentacoli, ragazzi. Ok, questo l'avevamo già provato, va bene. Io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Sto per effettuare il login, sì, il pop-up lì in alto a sinistra è già comparso. Dovremmo aver ricevuto qualcosina che riguarda la crew di Fortnite. Il primissimo piccone dedicato a tutti coloro che sono abbonati. Ok, ragazzi, dovrebbe comparire tra 3, 2, 1, via. Let's go! Sapete che sono fatti bene sti picconi? Li preferisco di gran lunga rispetto a quel backpack che non ho mai utilizzato nella crew precedente. Mai, 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 mai. Se sei un abbonato attivo, ogni mese si sbloccherà una nuova fase degli oggetti estetici Crew Legacy. Quindi sì, oggetti legati appunto a questa Crew Legacy. Riscattiamo tutto, andiamo avanti. Sì, perfetto. Grazie mille. Appena finito di vedere il trailer dell'Octane. Ma tra l'altro, ragazzi, ci avete fatto caso alla parte finale? La Whiplash? Cioè, c'è stato uno scambio. Praticamente l'Octane ha utilizzato il Rift per entrare all'interno della nostra mappa, quindi per fare il suo approdo sull'isola di Fortnite. E la Whiplash invece ha utilizzato il Rift per entrare nella realtà di Rocket League. Quindi teoricamente la Whiplash adesso è su Rocket. Ma da testare. Ho una mega notizia per tutti coloro che hanno completato le sfide paradiso ad inizio stagione. Ieri alle 15/16 sono state implementate. Eh sì, abbiamo... chiamiamola la seconda fase, perché dopo aver completato ad inizio season queste sfide, ragazzi, io non ne ho visto più una. La storyline in questa stagione è stata totalmente assente. La cosa che voglio sapere però è, hanno fissato la 40 versus 40? Ce l'hanno fatta ieri, raga, madò, stavo proprio, mi sentivo male. Ricordate le vecchie 50 contro 50 del capitolo 1? Ecco, hanno provato a riportarle indietro e ancora devo testare questa mod, perché ieri praticamente non startava. Nel momento in cui cercavamo di salire sul bus della battaglia, questo ci faceva rimanere sull'isola di spawn. E quindi ciao ciao, ci salutava proprio dall'alto. Ciao ragazzi! Le belle notizie comunque le abbiamo dato. La 40 versus 40, e quindi che va a simulare le vecchie 50 contro 50 del capitolo 1. Le sfide paradiso tornate. L'Octane su Fortnite. La Whiplash su Rocket League e quant'altro. Ma dobbiamo dare anche una brutta notizie, quindi sono tristemente triste di annunciarvi che laboratorio della battaglia e quindi il vecchio parco giochi, ricordate ancora quando si chiamava parco giochi? Esatto, questa modalità dopo così tanto tempo, quasi 4 anni dal suo rilascio ufficiale, verrà rimossa, verrà praticamente sostituita dalla mappa in creativa, quindi la mappa attuale è quella ovviamente che vedremo nel capitolo 4. Per tutti i futuri video dove andremo a testare qualsiasi cosa nuova dovremo utilizzare la modalità creativa e lanciarci sulla mappa tramite essa. Vi devo dire, mi è dispiaciuto parecchio perché è una modalità che utilizzo ogni giorno per registrare i miei video e quant'altro, quindi sì, ci sono rimasto male, però da una parte, ragazzi miei,
se in creativa la mappa che stiamo vivendo tuttora dovesse avere ulteriori funzioni come quella, che ne so, di trovare subito un item che è stato implementato senza doverlo cercare per ore e ore, perché mi è capitato, ragazzi, davvero, alcune volte ti distrugge. Credo che sia molto meglio quella cosa. Quindi sì, ho già visto che l'isola di battaglia reale è già presente su creativa dallo scorso update e non da quello che è stato implementato ieri, però vorrei che il tutto venisse ancora migliorato di più. Ma no, raga, ma sul laboratorio non posso farvi vedere i veicoli. Dai, ero sceso qui per farvi vedere la Whiplash. Potete trovarla in qualsiasi POI sulla mappa. Oddio, meglio sui luoghi indicati. Stretto scintillante, pinnacoli purulenti. Sì, pinnacoli purulenti, avete sentito bene. Circuito Chonkers. Diciamo tutto il centro mappa, tranne il nord-ovest. A few moments later. Avvia! Tieni premuto. Non ho capito. Madò, io comunque da una parte le odio queste modalità che vengono strutturate tramite la creativa, ragazzi. Vorrei le modalità alla vecchia maniera, vecchio stampo. Parte sto bus. Salve. Non c'ho quel feeling. Ma poi perché 11 contro 1? Ma dicevano di aver fixato questa mod. 11 player contro 1. Vabbè, sarà vincente come game, mamma mia. È entusiasmante. Droppiamoci giù. Oh, il pin condiviso, questo mi mancava. Ragazzi miei, ricordate nel capitolo 1 quando tutti quanti dal bus spinnavano sulla mappa? Andiamo qui, andiamo lì, andiamo qui. No, lì, no, qui. Vabbè, madò, cose vecchie. Non so davvero che cosa aspettarmi da questo capitolo 4, Mamma mia. Tra l'altro, nei prossimi giorni dedicherò un video appunto a questa cosetta. Perché datemi un pochettino il tempo di metabolizzare il tutto, dato che ieri siamo stati un'intera giornata in live. Di cose ne abbiamo visto. Di leaks ce ne stanno. Di pack criptati che verranno decriptati nei prossimi giorni. Ce ne so un bel po'. Oh, l'unico player è qui. Ma poverino, raga. Abbiate un po' di pietà. Un po' di pietà. Abbiamo vinto! Ragazzi miei! La vittoria reale più corta della storia di Fortnite! Queste sono le 40 contro 40, Bellissime. La lobby comunque sia è cambiata. Qui abbiamo un ulteriore effetto proprio sul pavimento che riguarda il cromo. Qui ovviamente non è visibile perché mi trovo con le prestazioni beta. Tra l'altro, tenetevi pronti. Lo dico a voi che state guardando questo video prima dello shop giornaliero. A fine season farò un annuncio importante per la nuova stagione, quindi per il nuovo capitolo che arriverà su Fortnite. Ragazzi, è un qualcosa di esageratamente enorme per me. E ovviamente sarà un onore condividere tutto ciò con tutti quanti voi. Quindi hype a mille, tutti pronti qui sul canale. Maratone, evento finale, evento di inizio stagione, quindi lancio capitolo 4. Non ce la posso fare. Ragazzi miei, madò! Un infinito codigo Martex e la tienda The Fortnite. Ed un grazie a tutti quanti voi che sostenete il canale riaggiornando questo codice ogni 14 giorni, proprio lì in basso a destra sulla voce supporta un creatore. Maiuscolo, minuscolo, è sempre uguale, ragazzi miei, non dovete preoccuparvi. Grazie mille, grazie a tutti quanti voi per il sostegno. Qui abbiamo 100 V-Bucks. Aspetta, oddio, 100 V-Bucks per abisso di tintura, quindi l'avrà pozza. Va bene. Il polletto rafforzante a molle è tornato. Eccola qui, mod della stagione 8, capitolo 1, ragazzi miei. Laguna languida. Sotto abbiamo un po' di alieni, quindi set parecchio bellino. Ok, l'aeroplano. Vabbè, i baschettari. Faccio triggerare qualcuno quando dico baschettari, ma ovviamente lo dico apposta, ragazzi. Lo so, tranquillissimi, vi voglio bene. Oggi è l'ultimo giorno per acchiappare queste skinnozze e portarsele nel proprio armadietto, perché domani con il nuovo refresh dello shop verranno rimosse e lo saranno per sempre, ragazzi. Sono delle skin esclusive, non torneranno mai più, mai e poi mai. Io comunque sia, ragazzi, prima di concludere, sto ancora cercando di metabolizzare, non lo so, hanno diminuito tutte le exp di Salve il Mondo. Io 2 giorni fa ci avevo fatto una guida su come expare di là, su come expare su Salve il Mondo in pochissimi minuti. Ma possibile? Ma Epic guarda i miei video ogni singolo giorno, donato mostarda, ma che cosa combini? Comunque sia, questo è un armadietto, non ci avevo fatto caso, perdonatemi. Un armadietto che ci viene a costare, quanto verrà?
2200 V-Bucks, 5 oggetti, abbiamo un'ascia parecchio vecchia AVO, vista nella stagione 5, capitolo 1. Vabbè, qui con Ragnarok si regnava, ragazzi miei. Noi ci becchiamo in un prossimo video mattutino, sperando che questo sia stato di vostro gradimento, belli miei. Oppure alle 14 con un nuovo Shorts, sempre qua sul canale. Un salutone da Martex, e come al solito un bel... Sia, brothers!